Sono sul palco, dietro di me ci sono i Vichinghi, c'è appena stata la premiazione, l'Itas Diaket Trentino è campione d'Italia. Trento ha battuto nettamente, forse in modo anche inaspettato, la Brebanca Lannutti Cuneo, quindi dicevamo un 3-0, ma andiamo a conoscere, andiamo a sentire i protagonisti di questa strepitosa vittoria. Andrea, 3-0, complimenti per la vittoria, un successo forse non immaginabile in questo modo. No, così neanche noi lo immaginavamo. Speravamo di beccare la partita perfetta, l'abbiamo beccata. Siamo molto contenti, un successo meritatissimo, era 2 anni che lo seguivamo, sto scudetto, bellissimo. Avete confermato 72 punti in regular season, primi in campionato, volevate confermare la supremazia? Sì, volevamo vincere, perché l'anno scorso abbiamo fatto benissimo tutto e poi alla fine abbiamo perso l'ultimo. E invece se finisci l'anno vincendo l'ultimo è sempre più bello. In una cornice importante, tra l'altro, nel secondo set, giusto un attimo, vi siete fatti riprendere da Cuneo, poi il vostro atteggiamento mentale ha vinto. Sì, noi sapevamo che dopo il primo set avevamo timori anche dall'anno scorso, loro hanno iniziato a giocare, hanno avuto 2 battute, una di Nicola e una di Volkov, che hanno preso il nastro, cioè un po' di fortuna e un po' di tensione nostra li ha fatti andare avanti, poi sono stati bravi a recuperare, a continuare a giocare come stavamo giocando prima, sbagliando poco, attaccando forte, difendendo tanto, credo che abbiamo fatto divertire un po' tutti. Quest'anno non c'è stata storia? Quest'anno non c'è stata storia, no. Prego. Andrea, Cuneo bestia nera, ma adesso il tricolore ce l'hai tu sulle spalle. Sì, adesso basta bestia nera, perché ormai abbiamo vinto 3-0, abbiamo rifilato un bel 3-0, io credo che le cose quando si vogliono fortemente si avverano e noi oggi lo volevamo alla grande, abbiamo giocato una grande pallavolo. Di un 3-0, un 25-9 finale, forse nessuno se lo aspettava, forse neanche voi? No, noi ci aspettavamo chiaramente una partita un po' più intensa, però quando c'è una posta in palio così grande, anche quando stai sopra i 10 punti, pensi sempre che ci possa essere qualcosa che poi ti fa perdere quel set. Il secondo set è stata la chiave quando eravamo sotto, ma abbiamo un attimo rallentato il ritmo per cercare di riprendere un po' il gioco e abbiamo fatto veramente molto bene. Oggi abbiamo dato dimostrazione di essere una grande squadra. Un muro difesa strepitoso, non avete fatto cadere niente, tu non hai fatto cadere niente in seconda linea. Parlavamo sempre di Cuneo, che era molto brava in questo, e questa volta l'abbiamo fatto noi. Questo, ripeto, è la motivazione che ci ha spinto a fare cose che forse non facciamo quasi mai, perché lo volevamo, ripeto, lo volevamo fortemente. E tu giovedì mattina riparti? Giovedì mattina riparto, e insomma, poco tempo anche per godermi questa festa, però insomma, cercherò di resettare il tutto e di immergermi in questa nuova cosa, insomma, che aspetto da tanto tempo e spero che di farla bene. Bocca al lupo, Andrea. Grazie. Siete scesi in campo con un atteggiamento sbagliato questa sera? No, penso di no, però oggi Trento ha saputo giocare bene e noi purtroppo non siamo riusciti a giocare come al solito, e poi purtroppo la partita è andata troppo veloce. Sembrava che non funzionasse niente, dalla battuta alla correlazione muro difesa. Cos'è mancato oltre Trento? Ma quando per il 3-0 così, secondo me c'è niente che ha funzionato, quindi devi dire che cosa non ha funzionato, tutto. Basta. Sei un po', a parte il momento, un po' demoralizzante. Questo 3-0, come te lo spieghi? Il 25-9 finale. Tanto la partita secondo me era già persa prima. Dopo il secondo set, quando eravamo avanti, l'abbiamo perso nettamente alla seconda parte del secondo set, e poi dopo loro sappiamo bene che quando sono in fiducia così giocano senza dubbi, senza niente, e allora diventa difficile.